Quarta giornata Actea League, gruppo B, Politec Piscine cede al Soccorso Stradale per 4-3 qui con me l'uomo team toscano. Giuseppe, oggi è andata male anche a causa di una papera del vostro portiere che ha chiuso di nuovo una partita che era stata riaperta da un bel colpo di testa di Grosso. Sì, non voglio dare colpa a nessuno, se si vince tutta la squadra, se si perde in tutto. Le papere, ho sbagliato pure io un gol sotto porta, facilissimo. Sul 4-2. Sul 4-2, dovrebbe dare tutta la colpa a me per questo. Ma non è così, la nostra squadra è un gruppo e andiamo avanti così. Capita così. Comunque c'è un toglie che hai fatto un gol straordinario nel primo tempo, un gran sombrero, un sinistro incrociare che molte persone si sognerebbero di fare, e un gran cross per testa all'ultimo minuto, il gol è arrivato troppo tardi, però l'avevate riaperta nuovamente. Sì, non molliamo mai, cerchiamo di vincerla sempre la partita, quantomeno in questo caso eravamo in svantaggio di 2 reti, pareggiati. Però non ci siamo riusciti nemmeno questa volta. Ora vi aspettano altre due partite con le quali potrete qualificarvi al turno successivo. E con che mentalità ci arrivate? Proviamo a vincerle entrambe, perché altrimenti rischieremo il turno, no? Il passaggio del turno. Saranno 2 battaglie, sicuramente qualcosa. Anche se si qualifica la migliore terza. Sì, sicuramente cioè, puntiamo anzi, al passaggio. Le 2 migliori terze. Puntiamo al passaggio diretto come seconda. Sicuramente saranno 2 battaglie le prossime, come d'altronde tutte le altre partite. Giuseppe, complimenti, un po' per lui. Grazie.